Viso dolce, sguardo vispo ed energia da vendere, si presenta così Michelina Morena alle telecamere di Italia 2 TV. Nata l'11 maggio del 1917 a Teggiano, zia Michelina, mercoledì scorso, circondata dall'affetto della sua famiglia e dei suoi amici, ha tagliato l'importante traguardo dei 100 anni di età. Per festeggiare un secolo di vita, le è stata preparata una grande festa che è iniziata con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Giuseppe Operaio nella frazione Pantano di Teggiano. Officiata dal vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e concelebrata dal parroco Don Carmine Tropiano. Una cerimonia partecipata dove ha voluto esserci, oltre che la comunità locale, anche l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Di Candia, che ha omaggiato l'arzilla signora con una targa ricordo. Sacrificio, amore e fede hanno contraddistinto la vita di zia Michelina e dei suoi 9 fratelli, valori che la centenaria ha trasmesso con dedizione anche ai suoi figli Michele, Franco e Vincenzo, i quali insieme ai nipoti, pronipoti ed amici hanno continuato poi i festeggiamenti presso il ristorante La Marchesina di Teggiano. Qual è il segreto per arrivare a 100 anni? Un po' di silenzio. Il Signore ce l'ha data la fortuna, io mi sono un biglietto. Il Signore mi dà i giorni, io ringrazio sempre il Signore. A tutto il popolo. No, sono sposata nel 1939. Sono sposata, mio marito è morto. Ma si stava meglio prima o oggi? No, sono meglio comunque, sono tranquilla, bella. È lavorata tutta la stagione, allora tutto il mondo. È sempre lavorato, ma non lavoro più. Venite oggi, il Signore benedesse tutto il mondo e tutto il popolo. Oggi come comunità parrocchiale di San Giuseppe Operaio in Pantano, vogliamo rendere grazie a Dio Padre per il dono che ha concesso alla signora Michelina. Sono state proprio le donne, per prime, a credere nella risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, e a loro è stato affidato il grandissimo ministero di tenere viva in ciascuno la speranza. E la profezia della donna nella Chiesa è quella di offrire sempre la speranza nella vittoria certa del bene sul male, della luce sulle tenebre. E la signora Michelina, nel corso della sua vita, ha mescolato sempre fede e amore per la sua famiglia, per gli amici, per chi insomma ne aveva bisogno anche nei momenti di sofferenza, nei momenti di difficoltà. Quindi vogliamo, come popolo santo di Dio, vogliamo ringraziare il Signore per questo dono, perché il suo amore è per sempre. L'importante è saper camminare nella luce del Signore, saper camminare sempre con quella tenacia e quella fede che porta nel cuore questa nostra zia Michelina. Del resto il Vangelo invita l'uomo a non preoccuparsi del domani, dei beni materiali, ma di tendere al regno dei cieli e il resto vi sarà dato in aggiunta. Noi già nel passato abbiamo avuto diversi centenari dove li abbiamo accolti e festeggiati. Questo è un segno buono, perché la nostra comunità significa che fa una vita sana, siamo contenti. Ebbene, questa gente che viene da tanti sacrifici, questo dimostra la bontà delle persone, la bontà del luogo, la bontà del paese, che riusciamo a trainare e a festeggiare questi belli momenti. Certamente l'augurio è che lei possa continuare con la sua chiarezza, lucidità, ad essere punto di riferimento, e soprattutto la bellezza di raccogliere quei semi di bontà, di affetto, quella grande emergenza educativa che per lei è stata impegno quotidiano e che oggi vede rifiorire il bene seminato nei figli, che riemerge nei nipoti, nei pronipoti, negli amici. Guardare queste figure testimoniali della nostra storia del Vallo di Diano ci riempie di grande gioia.